Ciao, sono Stefano. Il Natale si avvicina ed oggi prepariamo i Gingerbread Man a basso indice glicemico, biscotti tipici della tradizione americana, ovviamente in versione strabuon. Usiamo per questa ricetta dei Gingerbread Man la farina a basso indice glicemico della Fiber Pasta, alla quale aggiungiamo lo zenzero in polvere, la cannella in polvere, i chiodi di garofano finemente macinati, un po' di sale per esaltare i sapori delle spezie e del bicarbonato di sodio. Adesso prendiamo qualche minuto per incorporare bene le spezie alla farina. Gli ingredienti vanno incorporati bene per una distribuzione ottimale delle spezie nell'impasto. Adesso passiamo agli altri ingredienti, ponendo in una ciotola capiente il burro vegetale senza grassi idrogenati a temperatura ambiente, al quale aggiungiamo il dolcificante liquido in sostituzione dello zucchero. Con un mixer elettrico iniziamo ad incorporare il burro vegetale con il dolcificante. Questa operazione richiede qualche minuto di lavorazione. Il composto è pronto quando è cremoso e il suo colore è diventato più bianco. Aggiungiamo adesso al nostro preparato l'uovo sbattuto e di nuovo procediamo con il mixer elettrico. Incorporiamo bene il tutto per qualche minuto girando il mixer come mostrato in video. Si ottiene una crema. Ora versiamo sul nostro preparato succo di agave in sostituzione della melassa della ricetta originale. Così conserviamo un indice glicemico basso. Questa sostituzione rende il gingerbread meno scuro, rimanendo comunque delizioso. E non dimentichiamo di aggiungere l'aceto bianco al nostro composto. Di nuovo prendiamo qualche istante con il mixer elettrico per incorporare tutti questi ingredienti umidi insieme. È importante prendere il tempo necessario per ottenere un composto molto liscio e senza grumi. Il mix di farina e spezie preparato in precedenza va aggiunto al preparato liquido 3 cucchiai alla volta. Ad ogni aggiunta di farina l'impasto prende corpo fino al punto in cui converrà impastare a mano. L'impasto dovrà risultare liscio e ben elastico. Avvolgiamo l'impasto schiacciato in cellophane e lo lasciamo riposare in frigorifero per circa 3 ore. Su carta forno stendiamo il nostro impasto ad uno spessore da 3 a 5 mm. Usando la formina per il gingerbread man, stampiamo i nostri biscotti spingendo bene la formina per tagliare l'impasto. L'eccesso di impasto va rimosso per fare ulteriori biscotti. Trasferiamo la carta forno con i nostri biscotti sulla teglia e inforniamo a 160 gradi per circa 10 minuti. Ed eccoli pronti, i nostri gingerbread man, fragranti e pronti per la decorazione. Questi gli ingredienti per prepararli. E questa era la ricetta di Gingerbread Man. Ovviamente è Natale, ci saranno tanti sgarri, ma attenzione! Vi vedo.